Buonasera e benvenuti al Pala Bianchini per questa finalissima del torneo scolastico GB Grassi. Hanno già iniziato questo confronto interessantissimo le due squadre che si sono meritati l'accesso appunto alla finalissima e sono la sezione Quinta in formazione blu e dall'altra parte c'è invece la squadra in maglia rossa che si tratta del quarto L. Adesso c'è questa buona progressione intanto dello scatenato numero 10 in maglia blu e c'è il gol. Rete trovata da Assorati con il numero 8 con Pagano. Prova ad andarsene sulla destra Pagano, contenuto dal proprio marcatore. Attenzione, incredibile chance che viene fallita da Cedrone. Pallone per Cedrone, attenzione, adesso c'è una buona possibilità. Il tiro di piatto ribattuto che era stato tentato da Di Girolamo, non è finita però. Attenzione, il destro ancora di Cedrone. Zeccolella porta però troppo il pallone, lo perde, attenzione, sanguinoso pallone perso e calcio di rigore. Sale opportunità per pareggiare i conti da parte di Zampetta. Parte Zampetta, tiro e gol, viene battuto dunque Bocci e i conti dunque tornano nuovamente in parità. E adesso nuovamente Zeccolella che ha ricevuto il pallone, viene fermato. Ottimo il numero da parte del numero 10 e poi tiro di punta e gol. Folgorato il portiere del quarto L da questo assolo di Zeccolella. Adesso vediamo se ci sarà la reazione, c'è infatti, due volte, va il gol, pareggio immediato da parte di Velardi. E dunque è tutto molto interessante, ancora un destro, ancora Zeccolella, più rapido di lui, più reattivo, gli toglie il pallone, se ne va da solo Zeccolella, percorre tutto il campo e poi d'esterno. La sua conclusione si è persa abbondantemente sul fondo, poi il destro da parte di uno scatenato Zeccolella che ogni volta che riceve il pallone crea un pericolo. Senza troppi calcoli, fallo subito nettissimo di Velardi che poi riesce a trovare comunque anche una buona conclusione in porta. Affidato ai piedi di uno specialista, si tratta di Zeccolella, parte Zeccolella e neutralizza molto bene. Altro tiro libero, attenzione, questa volta è il numero 6 che neanche questa volta è riuscito a bucare. Ci riprova nuovamente Pagano, tiro di Pagano, pallone che termina sul fondo davvero di pochissimo, fa la barba al palo questo tiro di Pagano. E poi ancora una volta c'è stata questa chance. C'è un errore incredibile commesso dalla formazione in maglia rossa, battuto malissimo questa rimessa laterale e non ha perdonato Assorati. Zeccolella, attenzione, se ne va da solo Zeccolella, 2 contro 1, Assorati da servire, 1-2 che si chiude, Zeccolella arriva in porta, micidiale contropiede da parte della squadra in maglia blu. Riparte adesso la formazione del quarto L. Perso nuovamente il pallone e riconquistato con caparbietà e adesso c'è una grande chance capitata ai piedi di Cedrone. È stato miracoloso il portiere in maglia blu, contropiede, attenzione con Assorati che si è addormentato e ha anche dato vita a delle ottime parate. Ancora Landucci protagonista su questo destro di pesce. Adesso c'è Zampetta, anche lui si sta impegnando alla morte, dentro per Cedrone, attenzione, Cedrone si gira e tira, colpisce il palo, sfortunatissimo, Cedrone, Zampetta, sinistro di Zampetta e parata di Bocci. Anche in questo caso è stata una bellissima azione personale, comprensibile comunque stanchezza, attenzione, adesso c'è la possibilità del KO per la squadra in maglia blu, non ne approfitta Landucci. Se ne va Landucci per Pagano, attenzione il tiro da parte di Zampetta, è un miracolo da parte del portiere Bocci, clamorosa parata da parte del portiere Bocci, attenzione adesso c'è questa assolo e il gol del 5-2 che scrive la parola fine. Assorati dunque mette il punto esclamativo su questo confronto. La formazione in maglia blu è la squadra che vincerà questo trofeo, questa competizione, anche se arriva il gol del 5-3 da parte di Zampetta. E finisce qui, finisce dunque con il successo, 5-3 da parte della formazione del quinto A che dunque si aggiudica questa competizione della scuola appunto GB Grassi, vincendo una bellissima finale contro la sezione quarto L che ha venduto a caro prezzo la prima pelle, è stata in partita per molto tempo e alla fine ha dovuto soccombere per 5-3. È tutto da Enrico Pasquali Coluzzi, vi diamo appuntamento ai prossimi eventi sportivi.